E vado a dare il buongiorno, il benvenuto a Newsroom 28 a Roberta Centocroce, presidente FAI Liguria. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, insieme, perché questo weekend tornano le giornate FAI di primavera anche in Liguria, e allora partiamo intanto dal ricordare ai nostri telespettatori che cos'è il FAI e poi quali attrazioni, quali bellezze del nostro patrimonio si potranno visitare. Allora, FAI è una fondazione che ormai opera da quasi 50 anni sul nostro territorio, che diciamo che ha due scopi principali. Il primo è quello di far conoscere ai cittadini le bellezze del proprio paese, farle amare e farle rispettare. E questo è un'attività che viene svolta dal FAI, ma anche dalle delegazioni che sono sparse in tutta Italia. La seconda importantissima, anzi direi fondamentale funzione del FAI è quella di mantenere, gestire e poi far visitare al proprio pubblico dei beni che hanno in dotazione, che sono in loro possesso oppure concessi loro per renderli visitabili al pubblico. È un onere importante e anche molto significativo. Pensate che nel giro di questi 50 anni questi beni sono arrivati ad essere 72, quindi potete anche immaginare, e le persone che hanno visitato questi beni sanno quanto sono ben gestiti, ben conservati. Che bella accoglienza che viene data in questi luoghi, ma possono anche rendersi conto di quanto oneroso sia fare il lavoro di questa gestione e di questa conservazione. Proprio per la conservazione di queste bellezze, di questi tesori. Ci sono, mi sembra, una quindicina, no, di aperture straordinarie, giusto? Sì, le delegazioni della Liguria, tutte quante, stanno aprendo una quantità di beni diffusi su tutto l'arco Ligure, molto interessante e molto variegata, e anche che descrive una Liguria davvero sfaccettata nelle sue capacità. E quindi se vuole ne possiamo parlare, le posso far capire un po' cosa intendo. Sì, abbiamo un minuto, Presidente, questo glielo dico così. Allora, diciamo che dall'estremo Levante, La Spezia, al ponente, da un lato abbiamo l'apertura del polo nautico, del polo universitario della nautica, quindi una Liguria che si occupa di marinerie. All'estremo ponente abbiamo un borgo che ha un'attività prevalentemente agricola che ne ha determinato lo sviluppo e la bellezza. Ma poi abbiamo il borgo Marinaro e questo è quello di Vallebona, delegazione di Imperia. La delegazione di Albengalassio apre a Laigueglia tantissimi edifici, sia civili che religiosi. Sembrerebbe un borgo marinaro, un borgo di pescatori, in realtà c'è tanta nobiltà e tanti edifici ecclesiastici. A Savona si aprirà questa villa straordinaria, Villa Cambiaso, una volta villa fuori le mura, adesso palazzo inglobato nella città. Sarà una sorpresa straordinaria. Genova festeggia l'anno del Medioevo e quindi farà nel cuore del centro storico un giro meraviglioso a partire dalla chiesa del Carmine e Santa Maria delle Vigne. Ecco. Finiamo con la Cervara aperta, Santa Margherita Ligure aperta dalla delegazione del Tiguglio, è un bene straordinariamente famoso e anche bellissimo, privato, penso che molti desidereranno vederla. Nato come convento benedettino nella seconda metà del 300, ha passato tutta la storia e a ogni passaggio storico è diventato sempre più bello. Questi sono i beni aperti
in Bene, Liguria. ce n'è veramente per tutti i gusti, sparsi per tutta la regione. Grazie a Roberto Accentocroce, presidente Fai Liguria. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci.